Allora, io ringrazio tutti i presenti di essere qui con noi in quella che dal mio punto di vista e per la mia opinione è una bellissima serata. È una bellissima serata per le condizioni meteorologiche, ma soprattutto è una bellissima serata per il contesto nel quale, sempre come mia opinione, in questo momento ci troviamo. Nel sito e anche nel contesto delle risorse umane che offrono questo momento di riflessione e di confronto. Dicevo poc'anzi ad Attilio che probabilmente questo è il periodo più bello della mia vita, perché sono molto soddisfatto di avere ampiamente portato a compimento quello che è un mio programma, come dire, di vita personale. In questo luogo io sono cresciuto, ho trascorso centinaia, forse migliaia di ore a giocare a pallone tentando di evitare il pozzo al centro della piazza. Ed era un luogo utile per noi bambini per giocare a pallone, però abbastanza degradato per la città. Oggi è un luogo che rappresenta fisicamente il riscatto di questa Agrigento, e anche le persone che io ho ritenuto di scegliere per partecipare a questo momento con una delle penne più brillanti d'Italia, che è della nostra amata Sicilia, rappresentano la vivacità della nostra Agrigento. Non so se i genitori di Gero Micichè e di quello che dirò saranno contenti, però per uno come me, che ha scelto di rimanere in Sicilia, 15 anni addietro praticamente mi proposero di trasferirmi a Roma, avrei fatto con buona probabilità il presidente nazionale di Legambiente. Dissi di no perché amavo troppo la mia terra e non volevo lasciarla. Io mi auguro che Gero sia una risorsa che sempre più stabilmente rimanga ad Agrigento, perché è una bella testa, ha profili culturali di cui la città ha notevolmente bisogno. Abbiamo un vice sindaco che è un uomo di cultura, una persona sveglia, che viene da dinamiche e logiche politiche che sono ben diverse da quelle che hanno caratterizzato gli altri vice sindaci di questa città, e che ci possiamo permettere di avere in un confronto con un giornalista come Attilio Bolzoni, ben sapendo che la città di Agrigento ne uscirà, diciamo, con elementi di vanto e non di disdoro. Io sono vissuto nella polemica politica e quindi non faccio la battuta che sarebbe scontata, guardando all'indietro e immaginando altre persone a confrontarsi qui in questo momento. Poi abbiamo una persona delle capacità professionali di Totò Pennica, un avvocato di prim'ordine che, come si suol dire, è stato in grado di farsi da sé ed è una intelligenza estremamente brillante. Su Claudia Casa ho poco da dire, rappresenta il meglio della società civile agrigentina da quasi 20 anni a questa parte, e rappresenta in modo assolutamente luminoso quella che è la qualità delle donne di Agrigento. Con questa presentazione possiamo dare il via alle danze. Io parlerò, ritengo, abbastanza poco, mi sono sfogato all'inizio. Quello che chiedo è che le domande a Bolzoni sul libro siano incalzanti, appunto, con ritmi televisivi. L'idea di fare questa iniziativa alle 21 è stata un'idea particolare, alla fine è stata un'idea alla quale la città sta dando pure una risposta, ma questa idea io l'ho pensata ben sapendo che col mezzo televisivo la nostra iniziativa, le nostre riflessioni, i nostri contenuti sarebbero entrati poi nelle case di tutti gli agrigentini. Quindi do la parola, appena avrà il microfono tra le mani, non a Bolzoni, bensì
a Gero Miccichè, che potrà immediatamente iniziare il suo bombardamento di domande. Ma io ringrazio a questo punto l'avvocato Arnone per le belle parole, ringrazio agli intervenuti, saluto i telespettatori di Teleacras, ringrazio anche Attilio Bolzoni per la fiducia accordatami. Io spendo due parole su questo libro, che comunque ho letto molto velocemente per il fatto che si fa leggere molto bene. Non vuol dire che con questo che l'abbia letto con poca attenzione, perché invece è un libro pregno di contenuti. Ed è un libro che, nonostante abbia una modalità particolare, perché si inserisce in quella che è una collana ideata da Perroni, il curatore, ha come titolo iniziale, come sigla iniziale, FAQ, che vuol dire Frequently Asked Questions, quindi si inserisce proprio in uno stilema che è, diciamo, moderno, perché le Frequently Asked Questions sono le domande che frequentemente vengono fatte su internet e inserite nei siti internet. Questo libro ha il pregio quindi di offrire una sintesi, una summa di quello che è il fenomeno mafioso, in cui Bolzoni ha avuto la maestria di compendiare tantissimi contenuti in un numero esiguo di pagine per quello che è l'argomento, non tralasciando molti punti fondamentali, non approfondendoli quanto avrebbe potuto, ma comunque dando uno specchio generale. Al contempo quindi può servire questo libro a chi conosce il fenomeno mafioso, per ripassarlo, per avere una visione anche sistematica, perché è diviso in capitoli, è diviso in tematiche, e al contempo per chi, come me, che sono più giovane e molte cose non le conosceva, ho avuto molto da scoprire. In più c'è l'aneddotica di Attilio Bolzoni, che in quanto giornalista esperiente, in quanto esperto del fenomeno, ha potuto raccontare appunto vari episodi vissuti in prima persona, che rende il libro ancora più interessante. Ora, io comincio subito con una domanda, vorrei stuzzicare Bolzoni su una delle prime domande del libro. Attilio Bolzoni, fra le prime domande che diciamo pone, c'è quella appunto sul censimento mafioso. Si fa un censimento dove appunto vengono individuati poco più di 5.000 mafiosi in Sicilia. Ora, è ovvio che a me la domanda, un po' da ignorante, magari mi è sorta spontanea: ma come si fa a censire i mafiosi? Si va da uno a uno a chiedere tipungisti o roba del genere? E poi quindi vorrei estendere questa domanda, e questa è l'unica domanda diciamo prolungata, che è lunga, che faccio, ma la mafia in questo senso è estendibile soltanto alle persone che si sono affiliate, oppure siamo di fronte a dilaganti fenomeni di cultura mafiosa, estendibile anche alla politica, alla burocrazia, vedi il caso della tangente. Ho finito. Grazie innanzitutto. Parlo qua o dall'altro? Va bene da questo. Grazie. Dunque, il censimento, tu hai 26 anni, mi hai detto, no? Una trentina di anni fa io mi ricordo, quando ho cominciato a lavorare, che c'erano le sezioni antimafia dove avevano i fascicoli con stampigliato su una M, censivano famiglia per famiglia, borgata per borgata, paese per paese, e mi ricordo queste M enormi su questi fascicoli, e spesso oltre la M, erano i primi anni 80, c'era anche una croce. Erano morti. Censimenti, stiamo parlando di una cosa che non c'è più, nel senso che la mafia di cui abbiamo parlato in questi anni, che abbiamo raccontato noi nei giornali, i giornalisti, gli scrittori, quella che abbiamo visto in TV, è una cosa che già non c'è più. Con questa risposta ti do una risposta anche alla tua domanda. Noi siamo già in un'epoca dove c'è una mafia senza mafiosi, c'è la mafia che abbiamo conosciuto, la mafia dei Riina, dei Provenzano, dei Bontade, degli Inzerillo, con le loro facce sconce, non può più esistere nella nostra società. Ogni giorno sentiamo che arrestano 8 mafiosi a Caltanissetta, 12 ad Agrigento, 14 a Palermo, 3.000 a Reggio Calabria, dove c'è un'altra realtà, perché non è più una mafia che può stare in società. Stiamo parlando di una mafia che non ha futuro. Chi si chiama Riina, Provenzano, chi si chiama
inserirlo, per generazioni e generazioni avrà un marchio. Pagheranno i nipoti, i nipoti e i nipoti le colpe dei nonni e dei bisnonni. È cambiato completamente tutto. E se non riusciamo a capire che cosa è successo, andremo incontro a grandi pericoli. Quindi il censimento, questo è un censimento, quello che hai letto nel libro, di pari 5.100 rotti mafiosi, che è la mappa della mafia corleonese che ancora resiste. Il ministro degli interni Maroni, per la prima volta nell'autunno scorso, ha detto che, l'aveva già detto anche il nostro Presidente del Consiglio, che entro la legislatura sconfiggerà Cosa Nostra. Tutti si sono messi a ridere. Invece non c'è da ridere su quello che ha detto il ministro Maroni, perché questa Cosa Nostra verrà sconfitta, è già stata sconfitta. C'è da fare una riflessione, che nello stesso giorno che il ministro Maroni dice quella cosa, per la quarta volta il Consiglio dei Ministri si riunisce e non riesce a sciogliere un paese di 9.842 abitanti in provincia di Latina, il paese si chiama Fondi, non riesce a sciogliere quel comune per infiltrazione mafiosa. Quindi è cambiato tutto. Va bene quel censimento, ma è un censimento di una mafia che non c'è più. Quella mafia è sepolta nei bracci del 41 bis, usata e gettata. Ogni epoca ha avuto bisogno della sua mafia. 40 anni fa avevamo bisogno di una mafia manza, mansueta, una mafia che andava d'accordo con i giornalisti, con i magistrati, con i poliziotti, con i reparti speciali, con gli imprenditori, con i filosofi, con gli idraulici. Poi sono arrivati i corleonesi, invenzione sbirresca, i corleonesi sono un'invenzione sbirresca, che per 15 anni 70 caproni hanno, così ce l'hanno raccontata, poi magari ne riparleremo, che hanno terrorizzato la Sicilia e l'Italia, usati per il lavoro sporco e sacrificati. Totorina è chiuso da 17 anni in un carcere, Provenzano è stato rinchiuso, tutti gli altri sono rinchiusi, ne manca uno, chissà quando lo prenderanno, se lo prenderanno presto è finita un'epoca, se non lo prenderanno presto il Trapanese, vuol dire che c'è ancora un filo che lega passato e futuro, e vedremo, scopriremo fra un po' che filo sarà. Vorrei cogliere un attimo, allora, a questo punto, la palla al balzo su questa storia del cambiamento della mafia, perché Attilio Bolzoni ha detto che prima, appunto, la mafia ha avuto bisogno di essere mansueta, ha avuto il suo periodo di maggiore efferatezza tra gli anni 80 e 90, il periodo dei corleonesi, adesso è come se da un lato fosse sparita, non si manifesta più col clamore di prima. E c'è un passo del libro, no, più passi, in cui si parla di antimafia. Di antimafia si parla anche in relazione ad Addio Pizzo. Addio Pizzo, giustamente, visto come un'ottima associazione, come anche un grosso passo avanti l'adesione dei commercianti palermitani a Addio Pizzo. Più avanti poi viene citato il passo che avevo visto anche in un documentario di Rotolo, che è il mafioso Rotolo, che consiglia a un commerciante di iscriversi a Addio Pizzo, perché poi i controlli sarebbero stati più blandi. Ora quindi io voglio capire il pericolo dell'antimafia in questo caso, dato che la mafia ha capito vari meccanismi, dove sta? Dove si annida il pericolo dell'antimafia? La mafia ha capito che l'antimafia ovviamente può essere un capitale importante anche per i mafiosi. Pensa, il mafioso antimafioso è il massimo. Chi è che oggi non è antimafia? Solo qualche disperato, come ho sentito qualche mese fa qua nella provincia di Agrigento, il presidente di una squadra di calcio, se non ricordo male. Ma siamo a casi estremamente particolari, perché siamo a casi estremi da ricovero immediato, no? Perché tutti sono antimafia. E chi non è antimafia oggi? I mafiosi l'hanno scoperto tanti anni fa questo. In che senso? Trent'anni fa, la parola mafia a Palermo non si pronunciava.
avevano già ucciso dalla Chiesa il 3 settembre del 1982. Oggi i mafiosi dicono nei processi la mafia fa schifo. Quindi nel giro di un quarto di secolo c'è stata una rivoluzione copernicana. Hanno scoperto il valore dell'antimafia, l'hanno scoperto in ritardo quei mafiosi, altri no. Altre, vogliamo chiamarle cricche o altre caste, no. Quella mafia, secondo me, la mafia ufficialmente ha 145 anni di storia, è nata ufficialmente il 25 aprile del 1865, perché quel giorno un prefetto di Palermo scrive per la prima volta quella parola mafia in un rapporto che inviano al ministro degli interni del tempo. Naturalmente ha avuto un'incubazione di almeno un secolo prima. E la sua forza in questi 150-250 anni è stata quella di trasformarsi nella continuità. Vi faccio un esempio, Palermo, dove c'è sempre stata la casa madre. La casa madre non è stata ad Agrigento, nel feudo, a Caltanissetta o a Trapani. La casa madre è stata nell'agro palermitano. E in una borgata che è Ciaculli, che voi avrete sentito nominare un sacco di volte, che cosa è successo? Vi faccio proprio un esempio chiaro. Nel 1861 c'è stata l'Unità d'Italia, poi c'è stata la Prima Guerra Mondiale, poi ci sono stati 20 anni di fascismo, poi c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, poi c'è stata la Repubblica. Nel frattempo l'uomo è andato sulla Luna, ma in quei 150 anni a Ciaculli ha sempre comandato uno che si chiamava Greco, la continuità. Ecco, d'ora in poi non sarà più così, perché se Cosa Nostra vuole sopravvivere dovrà suicidare se stessa. Non ci sarà più un altro Greco, un altro Riina, un altro Provenzano, perché il mondo come è fatto oggi non lo può consentire. Quindi dovrà snaturare se stessa e fare il suo più grande cambiamento. Voglio brevemente proporre una riflessione divertente. Qualche anno addietro, 3 o 4, nel Messinese vi fu una retata antimafia, politici e imprenditori, sulla base di intercettazioni telefoniche. L'intercettazione più divertente era quella tra il sindaco di quel paese e imprenditori collusi, e aveva per oggetto il truccare l'appalto per realizzare una piazza. Allora il sindaco dice a quello, dice vabbè, allora ne accordiamo così, mi date tanto, facciamo in questa maniera, dice, poi risolviamo tutte cose, che la piazza la chiameremo Piazza Falcone e Borsellino. Quella intercettazione è molto divertente. Se ci riflettiamo però, anche nella nostra città noi abbiamo avuto fenomeni di questo tipo. Noi abbiamo un lungomare Falcone e Borsellino. Ognuno pensi chi ha dedicato quel lungomare a Falcone e Borsellino, quali condanne penali ha avuto questo amministratore, in quali intercettazioni telefoniche è individuato come uno dei soggetti che percepivano tangenti dagli uomini di alta mafia. E trattando di intercettazioni telefoniche, consentitemi, e poi do la parola nuovamente a Gero per l'ultima domanda, poi daremo successivamente a Claudia, consentitemi una riflessione. Oggi abbiamo visto il ministro Alfano venire ad Agrigento, fare i suoi complimenti, diciamo certamente assolutamente graditi, alle forze di polizia, ma credo che le forze di polizia avrebbero gradito di più se oltre ai complimenti Alfano avesse detto che il disegno di legge sulle intercettazioni veniva radicalmente modificato, le intercettazioni servono, quello che non serve è la violazione della privacy. È sufficiente approvare una norma che dice si possono fare le intercettazioni come si sono fatte sino ad oggi, poi prima di utilizzarle c'è un collegio che con gli imputati coinvolti, con gli avvocati e gli imputati coinvolti, decide quali sono
non pubblicabili perché estranei ai fatti giudiziari e che riguardano, come dire, le tendenze alla vita privata che ognuno in modo più o meno articolato, come abbiamo appreso in questi ultimi anni, viene a coltivare. Purtroppo invece Alfano queste notizie non ce le ha date, le attendiamo speranzosi in un futuro, e do nuovamente la parola a Michiche per l'ultima domanda. Allora, io volevo sempre tornare sull'antimafia e volevo guardare un po' l'altra faccia della medaglia. Pure qua io, diciamo, faccio questa domanda lasciando tutto aperto e senza alcuna risposta preconcetta, perché non ho una posizione in merito, quindi vorrei apprendere. Io mi chiedevo, riguardo, pensavo ovviamente a quel famoso e celeberrimo articolo di Sciascia negli anni Ottanta sui professionisti dell'antimafia, e quindi mi chiedo anche dell'antimafia dei magistrati. In questo libro si parla anche di magistrati come Contrada, Carne che cassavano certe sentenze, quindi hanno liberato, hanno fatto sì che certi reati non fossero diciamo puniti. Ora io mi chiedo una cosa, questa è un po' una provocazione, ammetto, in effetti ultimamente abbiamo sentito di Spatuzza, di Ciancimino, dichiarazioni rese dopo quasi due decenni. Ora io mi chiedo una cosa, al di là del fatto che questi dicano la verità o meno, questi collaboratori di giustizia, ma noi possiamo avere anche il sospetto legittimo o meno, o spaventarci del fatto che, dato che il momento politico nei confronti della magistratura, l'establishment politico, il governo è in forte conflitto con tutta la classe dei magistrati, possa questo condizionare anche questo tipo di lotta, dato che adesso il Presidente del Consiglio è al centro delle accuse anche da parte di questi pentiti che sono la base appunto di questi processi appunto condotti a certi magistrati? La domanda più che provocatoria è difficilissima, Gero, perché no, io credo che la lotta alla mafia sia stato uno strumento di lotta politica anche. Tu hai cominciato con Sciascia. Allora, Sciascia, siamo nel febbraio 1987, quando fa la sua provocazione sui professionisti dell'antimafia. Credo che Sciascia abbia guardato non lontano, lontanissimo, perché ha centrato sicuramente la vicenda, l'argomento. Forse ha fatto gli esempi sbagliati, e ti dico gli esempi sbagliati non riferendomi solo a Paolo Borsellino ma anche allo stesso Orlando. Borsellino ritrattò poi. Su Borsellino ritrattò su perché si incontrarono due volte a Marsala, quando Borsellino era procuratore capo a Marsala. Con Orlando non ritrattò perché poi la polemica politica ha invelenito tutto. Io credo che bisogna sempre distinguere. Allora, tu hai parlato di Presidente del Consiglio, Spatuzza, Ciancimino. Conflitto con la magistratura. Sono cose profondamente diverse tutte queste. Sono pezzi non della stessa storia. Ciancimino. Dicevo prima a Ruopolo, che mi intervistava, il padre mi ha rotto le scatole 30 anni e io non sono disposto a farmi rompere le scatole da un altro Ciancimino per altri 30 anni, scusate, mi è bastato il padre. Ciancimino non è un pentito, è un signore che fa dichiarazioni. Se le dichiarazioni sono buone, che vengano prese, che ben vengano. Se non sono buone, che non le prendano. Il problema è un altro, che detta i tempi dell'inchiesta questo signore. È due anni che mena per il naso i procuratori. I procuratori dovrebbero innanzitutto dettare loro i tempi dell'inchiesta con questo signore, e soprattutto fare una bellissima indagine patrimoniale che non hanno fatto. Poi sai, fra vent'anni scriveremo delle trattative che ci sono stati nel 2010 tra Ciancimino e apparati dello Stato, cioè la storia che si ripete. Quindi Ciancimino è un personaggio molto particolare, molto particolare. Spatuzza è un uomo di Cosa Nostra, un sicario, ha ammazzato 70 persone, è diventato famoso per quella frase, una frase che da un punto di vista giudiziario non porterà mai nessun procuratore italiano o mondiale da nessuna parte. Abbiamo il paese fra le mani.
quando si incontra il Bardone di Roma con Madre Natura, il suo capo, i Graviano, quelli che hanno fatto tante stragi, e gli dice: abbiamo il paesano nelle nostre mani, il senatore Dell'Utri e il Silvio Berlusconi, il nostro Presidente del Consiglio. Quella frase, da un punto di vista giudiziario, non porterà mai da nessuna parte. Lì c'è un altro problema. Spatuzza ha creato tante polemiche tra i magistrati e il potere politico. Non gli hanno, circa un mese e mezzo fa, riconosciuto lo status di collaboratore di giustizia. Ma io non credo, per quella vicenda che ha sfiorato il nostro Presidente del Consiglio e il senatore Dell'Utri, che entrambi sono stati risucchiati un'altra volta, poi magari ne riparleremo, nell'infinita storia delle stragi italiane. Come sapete, autore 1 e autore 2 nel 1996 sono stati indagati come mandanti esterni delle stragi del 1993. Roma, Milano e Firenze, 11 morti e 107 feriti. Autore 1 è Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio attuale. Autore 2 è il senatore Marcello Dell'Utri. Nel 1998, per la friabilità del quadro indiziario, la loro posizione è stata archiviata. Arriva Spatuzza e vengono risucchiati in quell'indagine. Erano stati risucchiati nelle indagini sulle stragi siciliane, Falcone e Borsellino, e anche lì archiviate le loro posizioni. È successa una cosa invece molto più grave, perché Spatuzza non parla soltanto di quella vicenda che ha sentito dire ai suoi capi mafiosi di allora. Spatuzza racconta delle cose gravissime che molto spesso sia la stampa, soprattutto le TV, che sono un mezzo molto più superficiale nell'offrire l'informazione, non hanno raccontato in maniera molto approfondita. Lui racconta non tanto delle trattative di quegli anni tra apparati dello Stato e segmenti, fazioni Cosa Nostra, parla della partecipazione di apparati dello Stato in quelle stragi, e quindi fa delle rivelazioni che in parte sono già state riscontrate, mentre quella vicenda di Berlusconi e Dell'Utri è stata buttata in pasto in un processo senza fare un solo riscontro, un delirio da un punto di vista giudiziario, un delirio. Alcune volte chi sta al potere può essere anche pretestuoso, alcune volte non lo è affatto, non ha torto a prendersela con alcuni magistrati. Non starò qua io a difendere Berlusconi, naturalmente, però quando uno racconta che è implicato in una strage e magari quel qualcuno è sfiorato e il Presidente del Consiglio non si fa un solo riscontro e si manda a processo, per me è un delirio, perché non si seguono le regole, perché così non si capisce più niente, così non si fa. Qui dicevo che Spatuzza invece, per distinguerlo da Ciancimino, racconta altre cose, perché torniamo al discorso di prima: ci hanno fatto credere per tanto tempo che organizzare tutte quelle stragi in Italia sono stati solo i 70 caproni, e non dico 70 dando un numero a caso, perché lo zoccolo duro di quei corleonesi, Corleone, Prizzi, Piana degli Albanesi, San Giuseppe Iato, San Cipirrello, 70 erano, e non erano, venivano dal feudo, venivano dal campo, non era aristocrazia mafiosa, non erano i Bontade, gli Inserillo, i Di Maggio, i Gambino, non nascevano mafiosi, i loro genitori non erano capi mafia, i loro padri, i loro nonni, e gente venuta fuori dal nulla. Ci hanno fatto credere che ad uccidere Falcone e Borsellino sono stati solo loro, come ci avevano fatto credere che dal 79 al 92 la tragedia siciliana dovesse essere addebitata solo a loro, a Totorina, a quelle 70 persone che lo circondavano. Per ricordare alcune date, io sono arrivato a Palermo nella primavera del 79
avevano già ucciso a gennaio un giornalista, Mario Francese. A marzo, l'8 marzo, avevano ucciso il segretario provinciale della Democrazia Cristiana, Michele Reina. Il 21 luglio del 79 hanno ucciso il capo della squadra mobile, Boris Giuliano. Il 25 settembre del 79 hanno ucciso il consigliere istruttore, Cesare Terranova. Il 6 gennaio dell'80 hanno ucciso il presidente della regione, Piersanti Mattarella. Nella notte tra il 4 e il 5 maggio dell'80 hanno ucciso un capitano dei carabinieri a Monreale, Emanuele Basile. Il 6 agosto dell'80 uccidono il procuratore capo della Repubblica di Palermo, Gaetano Costa. Il 30 aprile dell'82 uccidono il segretario regionale del Partito Comunista, Pio La Torre, che è il primo parlamentare ucciso in Italia insieme dopo Aldo Moro. Dopo 100 giorni uccidono il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, il 3 settembre dell'82. Dopo pochi mesi, al 21 giugno dell'83, uccidono il capitano che aveva sostituito il capitano a Monreale, D'Aleo, Mario D'Aleo. Il 29 giugno dell'83, sempre lo stesso anno, uccidono il consigliere istruttore che aveva sostituito Terranova, Rocco Chinnici, primo blocco. Ci hanno fatto credere che era stato solo Totorina a fare tutto questo. Noi ci abbiamo creduto perché non avevamo degli elementi sufficienti per fare anche una ricostruzione storica. Oggi ce l'abbiamo, questi elementi, per dire che le cose non sono andate in quel modo. Spatuzza ci dà alcuni elementi, però Spatuzza, una commissione ministeriale si è riunita, erano 7, un sottosegretario agli interni, poliziotti, carabinieri, finanzieri, hanno deciso di non dargli lo status di collaboratore di giustizia, e 2 magistrati che lo volevano sono stati messi in minoranza. Io credo che da queste vicende riusciremo a capirne qualcosa di più quando il clima politico in Italia non sarà quello di oggi, quando ci saranno meno veleni, quando la nostra democrazia sarà un po' più matura, un po' meno giovane, e potremo probabilmente ricostruire noi, esperti, storici, osservatori, quello che è accaduto. Non credo che arriveremo mai ad una verità giudiziaria su queste cose. La parola a Claudia Casa. Già Gero ha dato il ritmo. Sì, io voglio essere brevissima nella proposizione delle mie domande ad Attilio Bolzoni, anche per lasciare spazio eventualmente al nostro uditorio, cioè a qualcuno del pubblico che vorrà proporre a propria volta delle domande ad Attilio Bolzoni. Secondo me l'utilità di questo libro, che io ho trovato interessantissimo e che anch'io ho letto, diciamo, in poco tempo, 4-5 giorni al massimo, la ritroviamo già dalle 2 citazioni che tu hai messo all'inizio di questo libro. Io le leggo molto velocemente. Una è del 1902, sono le affermazioni del procuratore generale del re presso la Corte d'Appello di Palermo all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Siamo nel gennaio del 1902. Cosa dice? Dice: se vi è tra di voi chi creda che entrando a parlare della delinquenza io debba intrattenermi sulla mafia, si disilluda, o meglio si conforti. Se ne è parlato tanto, si è fatto tanto abuso di questo vocabolo che, francamente lo dico, non se ne può più di sentire parlare senza provare un senso di nausea e di disgusto. Subito sotto, siamo praticamente a più di 100 anni di distanza, c'è un'affermazione, una delle tante affermazioni di Berlusconi, probabilmente una di quelle che ha suscitato, diciamo, più clamore: se trovo chi ha girato 10 serie della Piovra e scritto libri sulla mafia facendoci fare brutta figura nel mondo, giuro che li strozzo. Ecco, in queste 2 citazioni è riassunta di questo libro. La domanda che ti volevo fare però è questa: non c'è
rimaniamo all'oggi, ovviamente, perché il 1902 è abbastanza distante da noi, per quanto quella affermazione sia comunque attuale. Non c'è una schizofrenia comunque in Berlusconi, che da un lato mostra questo fastidio per l'argomento mafia e pone tutti in essere tutti questi tentativi per ridimensionare in qualche maniera questo fenomeno, e dall'altro lato quelle risposte che generalmente sono state date non solo da Berlusconi ma anche da altri uomini del suo governo, Alfano, Maroni, ogni qualvolta appunto parlando di giustizia si è parlato di questo governo che vorrebbe affossare in qualche maniera strumenti e mezzi che sono serviti in questi anni a portare a termine inchieste sulla mafia, loro citano sempre i risultati che proprio questo governo ha ottenuto rispetto alla mafia, alla camorra, all'andrangheta, tentando appunto di accreditarsi da questo punto di vista. Quindi da un lato il tentativo di sminuire questo fenomeno, di appunto ridimensionarlo, dall'altro lato però ogni qualvolta c'è quell'accusa immediatamente si tira in ballo l'attività del governo contro la mafia, i sequestri di beni eccetera eccetera, senza citare poi però magari lì il fatto che sui beni confiscati si sta cercando, diciamo, una via d'uscita che certamente i mafiosi gradiscono, cioè quella di metterli all'asta se non sono affidati entro 6 mesi, credo, dal loro sequestro. Quindi ti faccio questa domanda su questa schizofrenia sostanzialmente che io noto. Beh, io distinguerei tra governo e apparati, perché gli apparati di polizia, c'è un governo di centrodestra, di centrosinistra, di centrosud, di centronord, vanno avanti ormai dal 1992, cioè dalla... Il confine è quello, l'estate del 92, le stragi. Abbiamo una delle polizie più efficienti del mondo. Io credo che la nostra polizia sia meglio dell'FBI in questo tipo di indagini. Altro discorso è poi come si fanno le indagini nei reparti speciali, ma ci perderemmo, no, su questo fronte. La polizia fa quello che deve fare. Certi accordi sono saltati. Certe trattative sono saltate e tutti questi mafiosi di cui abbiamo parlato, prima domanda di Gero, secondo me sono destinati tutti a finire in carcere con un governo di centrodestra, di centrosinistra. Gli apparati ormai vanno avanti, questo tipo di mafia non ha scampo, sono tutti destinati ai bracci del 41 bis, non hanno scampo. Il problema di Berlusconi è un altro. Abbiamo detto, è entrato, è uscito, è scivolato, risucchiato nelle stragi. Il problema del nostro Presidente del Consiglio è uno solo, non sono le stragi. È che questo problema della mafia lo disturba tanto, ma per le origini della sua fortuna. Il problema è solo quello. Innanzitutto c'ha il suo più caro amico che si chiama Marcello Dell'Utri, senatore della Repubblica. Un mese e mezzo fa è stato condannato, non mi ricordo, 6 anni? 7 anni, concorso esterno in associazione mafiosa, per quei 25 anni in cui ha vissuto da una parte in intimità con Berlusconi imprenditore e dall'altra in intimità con quell'aristocrazia mafiosa di cui abbiamo parlato prima, Bontate, Inzerillo, Gambino, Di Maggio, e poi in intimità con i corleonesi di Totorina. Allora, da 20 anni la magistratura italiana sta cercando in tutti i modi di trovare le prove sull'origine non pulita dei soldi di Berlusconi. La magistratura non c'è riuscita. Da 20 anni il nostro Presidente del Consiglio è esposto a voci e a sospetti di mafia sull'origine della sua fortuna e mai una sola volta ha sentito il bisogno di dire no. Basta, io con quella gente là non c'entro niente, i soldi li ho fatti in maniera pulita. Ha avuto l'occasione per farlo e si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere. Il vero problema di Berlusconi e la mafia non sono le cose che dicono i pentiti di qua e di là, ma è l'origine della sua fortuna. Se questo Presidente del Consiglio, se questo signore ci spiegasse come ha fatto quei primi soldi, noi saremmo tutti più tranquilli e contenti.
ha un'ossessione con la mafia, ha un'ossessione. Le sue televisioni naturalmente producono fiction ogni anno nuove sulla mafia siciliana e quella calabrese, e la sua casa editrice pubblica una serie di titoli su tutte le mafie d'Italia e del mondo. Quindi. Senti, io mi riallaccio al momento politico attuale. Ho un'abitudine la mattina ormai, diciamo, che detta anche il ritmo della mia giornata, nel senso che non riesco a fare a meno la mattina di alzarmi prima delle 6 per accendere la TV e guardare la rassegna stampa di Rai News 24. Stamattina, appunto, tra le notizie che venivano commentate, c'è un po' questo scambio di battute tra Berlusconi da un lato, che cerca di porre un freno alle polemiche che si sono aperte sulle vicende, appunto, Berlusconi Fini, la spaccatura eccetera, che vorrebbe rimettere appunto la palla a centro, perché comprende che da tutte queste cose, diciamo, che si stanno tirando fuori, può venire comunque soltanto un danno alla sua parte politica. Dall'altro lato le dichiarazioni di Bocchino, che dice se volano cominciano a volare gli stracci volano per tutti. A me sa un po' di cultura però mafiosa questo fatto di dire guardate però che noi sappiamo qualcosa che al momento non tiriamo fuori, ma se ci costringete la tiriamo fuori. Ecco, di fronte agli occhi del paese, del telespettatore medio sostanzialmente, della società civile, sentire fare questi ragionamenti non è in qualche maniera controproducente comunque? Perché per me questa è comunque cultura mafiosa. Cioè il fatto, l'omertà, so qualcosa di grave, qualcosa che potrebbe in qualche maniera inficiare la figura di Tizio, di Caio o addirittura le sorti di un governo, però non la tiro, se stai buono non la tiro fuori. Che ti posso dire, questi abbiamo, sono questi i nostri governanti. Vi faccio un piccolo esempio, sono loro, tutte queste vicende di ricatti incrociati. Adesso c'è la vicenda del Presidente della Camera con la storia della casa, a settembre ci fu tutta la vicenda di Boffo, il direttore dell'Avvenire. Ma se voi vi ricordate la vicenda delle escort all'inizio, tutta la vicenda proprio all'inizio delle escort, subito dopo la Noemi, le feste in Sardegna, vi faccio un esempio per cercare di raccontarvi cos'è un po' il mio lavoro e come, fino a che punto si può fare e quando non si può fare più. Io che sono un giornalista, come dire, che ho un minimo di esperienza, se provassi ad andare nella residenza di un presidente del Consiglio qualunque, non da Berlusconi, per fare delle foto, io credo, con la mia esperienza, di resistere dai 3 ai 5 secondi, perché i presidenti del Consiglio hanno degli apparati di sicurezza importanti che non prevedono che un giornalista curioso stazioni nei paraggi per curiosare. Non si fa, non si usa e non lo permettono. Berlusconi c'è stato un fotografo, se vi ricordate, che è stato 18 mesi nei paraggi, no? 5 secondi. 18 mesi, ha scattato 5.800 fotografie. E allora, tutte queste storie iniziano con dei ricatti incrociati. Ogni forza politica ha i suoi apparati di riferimento, spioni si chiamano, che non sono al servizio del paese, sono al servizio di fazioni politiche affaristiche. Politico-affaristiche mafiose alcune volte, politico-affaristiche altre volte. Si fanno la guerra e si stanno scannando tra di loro. Dall'altra parte, vedi l'assoluta piattezza di quelle che una volta si chiamavano le opposizioni, tranne Di Pietro che sbraita
che vuole elezioni in maniera scomposta, e quindi che ti devo dire, questo abbiamo e questo per ora ci teniamo, speriamo che finisca presto questo momento, perché poi il paese va giù, la stiamo male da un punto di vista economico, immagine zero, giovani, disoccupazione, insomma è un disastro. Sì, è una guerra a colpi di dossier, è una guerra a colpi di dossier. L'ultima domanda, il libro ovviamente non si presta certamente al sorriso, si presta molto alla riflessione, però una cosa che mi ha fatto sorridere, un passaggio che mi ha fatto sorridere, è quando racconti del mafioso con il problema della forfora. Ne parli, diciamo, nel momento in cui affronti il ruolo della donna sostanzialmente nella famiglia mafiosa, e quando parli comunque dell'emancipazione delle nuove generazioni, dei figli dei mafiosi, e della quasi ormai impossibilità per la mafia di trovare un ricambio generazionale all'interno delle loro stesse famiglie, per cui c'è questo mafioso che dice che la forfora gli è spuntata nel momento in cui la figlia non ha voluto sentire ragioni, ha cominciato a mettere le minigonne, voleva iscriversi al conservatorio e probabilmente ci è riuscita, in qualche maniera voleva essere una ragazza come tutte le altre. Ecco, vorrei che tu ti soffermassi un po' appunto su questo aspetto, sul ruolo della donna un po' e su questa impossibilità ormai di trovare il ricambio generazionale all'interno delle stesse famiglie mafiose. Maschi destinati che portano quel cognome, marchiati a vita, e le donne possono essere un anticorpo naturale. L'episodio è di una dozzina, una quindicina di anni fa, perché cercavo casa nelle borgate, in giro per le borgate di Palermo, e ho incontrato un mafioso che conoscevo benissimo perché lo vedevo ogni giorno in tribunale, e ci siamo incontrati, pensavo di incontrare un sensale. Il sensale era lui, abbiamo fatto finta di non conoscerci, come è giusto fare, quindi di non esserci mai visto in quel luogo, ma di esserci visti per la prima volta in borgata all'Arenella, e a un certo punto però gli occhi mi cadono su sta forfora e se ne accorge, quindi levo gli occhi subito dalla testa e lui dice no, non sono stati gli sbirri questi, questa è mia figlia che ha 14 anni, minigonna di pelle, vuole studiare conservatorio. Io ho visto negli occhi di questo signore una rassegnazione: se non riusciva a comandare già a casa sua, come poteva comandare nella borgata? E allora, le donne sono veramente l'anticorpo naturale, nel senso che donne significa l'uomo è conservatore. Poi quella è una società tribale, quindi con i suoi riti, maschilista. Le donne possono essere la strada verso l'apertura per portare fuori da quel mondo vita, amore, donne, morte, terrore, mafia, cosa nostra. Mi ricordo che al maxi processo le donne erano 4 su 476 imputati, avevano reati minori, due per favoreggiamento, una perché era un corriere della droga e l'altra non mi ricordo, ma era un reato minore. Adesso nelle organizzazioni criminali, quindi non solo nella Cosa Nostra siciliana, le donne hanno ruoli anche più importanti. Il ruolo della donna è cambiato nella società e cambia anche in quel mondo, ma non c'è mai stata una donna d'onore, una donna capomandamento, una donna sicario di fiducia di una cosca. E comunque credo che loro riescano a trascinare fuori da quel mondo gli uomini. Non a caso moltissimi dei più grandi pentiti degli anni 80 sono diventati pentiti grazie ad una donna. Da Calderone, Buscetta, Marino Mannoia, senza la presenza delle mogli o delle fidanzate di questi signori, probabilmente loro non si sarebbero mai pentiti. Io credo che sia, come dire, la strada più facile per uscire da quel mondo chiuso, perché quello è un mondo chiuso. È un mondo chiuso e le donne possono essere, diciamo, possono essere una delle soluzioni possibili. Grazie. Allora, la parola adesso a Totò Pennica. Permetto un attimo di riportare
dibattito su un livello un po' più terra-terra. Nel senso che, senza tradire nessun segreto professionale, mi viene in mente quando aprì lo studio con una fame di lavorare proprio eccessiva e per una coincidenza del tutto fortunosa mi arrivò una nomina, perché generalmente si inizia dalle cause del giudice di pace. Io, mentre invertì il processo, e mi arriva una nomina da un famigerato capo mafia che era rinomato, sul quale si erano fatti negli anni della sua latitanza tantissimi dibattiti come quelli che si sono fatti o che si fanno anche questa sera. Con l'aspirazione di fare il penalista non stavo nella pelle, quasi quasi pagai io il biglietto per andarlo ad incontrare, perché ne avevo sempre sentito parlare durante gli anni della sua latitanza come di uno stratega, di uno che aveva la capacità di condizionare le amministrazioni pubbliche dell'Agrigentino, come uno che assumeva decisioni importantissime. Entrai in questo carcere di massima sicurezza, anche io subito mi sottopose a tutti i controlli, perché siamo negli anni 90 ferrei del 41 bis. Quando uscì da lì, dopo aver fatto un colloquio di circa un'ora e mezzo, mi preoccupai subito di telefonare al mio socio, che aveva avuto con me il coraggio di aprire questo studio, e dissi: da domani mattina probabilmente il capo mafia lo faccio io. Nel senso che, convinzione che nonostante questi anni io non ho perso, credo che ci sia una supervalutazione del fenomeno mafioso, che poi deve portarci, dopo anni anche di processi importanti, adesso tocco un argomento per raccogliere l'assist di Arnone, che di peperoncini se ne intende, dopo processi importanti che hanno tentato di affrontare il nodo mafia e politica e che si sono conclusi con le sentenze, e lì io dissento garbatamente, come spesso accade, dalle conclusioni di Arnone, perché le assoluzioni sono assoluzioni, che si sono concluse con assoluzioni che secondo me partono da un angolo visuale leggermente deformato, cioè la mafia governa, i politici cercano di andare a braccetto della mafia. Io, mentre credo che la mafia sia stata e continua forse ad essere, poi introduco subito la domanda, ad essere strumentalizzata da un potere politico che secondo me a pagina 105 del libro è veramente definito mirabilmente da Giuffrè, quando dice: per noi i partiti erano tutti uguali, però siccome c'era il mito dell'anticomunismo in Italia, noi eravamo funzionali ad un determinata condizione sociopolitica, e come tale la politica l'abbiamo avuta come per i pesci e l'acqua. Lei non crede, alla luce anche dell'esperienza che ha avuto, adesso non so quanti di qui abbiano mai parlato con mafiosi, io dico da 10 anni a questa parte, ma non è un motivo di vanto, è un dato di fatto, parlo quotidianamente, e maturo sempre di più la convinzione che la forza impersonalmente intesa della mafia non sia stata la intelligenza anche politica, che per me è assente, è stata la forza della intimidazione per un interesse di carattere personale. Se questo è il fenomeno, non crede che in Italia si sia utilizzato per scopi politici che prescindono dagli interessi tipici dei mafiosi o dei corleonesi o di chi oggi comanderebbe, per raggiungere obiettivi anche di cambiamento in questa Italia della stessa configurazione e compagine politica? Voglio dire, noi abbiamo avuto qui processi che sono durati 17-18 anni, con uomini politici anche importanti, tenuti, non dico sotto ostaggio, ma in un paese civile un processo di 18 anni non si fa durare, per poi arrivare alla conclusione di una assoluzione. C'è stato il caso Andreotti, c'è stato il caso Musotto. Lei non crede che spesso ci sia un binomio
estremamente superficiale e facilone nel dire mafia politica, ma che in vero questo aspetto è stato ampiamente strumentalizzato, più che cercato dai mafiosi, ma è stato strumentalizzato anche per cambiare i connotati in quest'Italia. Prima domanda. Seconda, alla luce di questo, lei cosa cambierebbe in termini di proposizione sull'attuale normativa dei pentiti? Perché veda, lei introduce il termine spatuzza. Chi come me, che non difende imputati eccellenti, ma che spesso affronta processi di imputati che non sono eccellenti e vede che la legislazione sui pentiti, secondo me, ormai ha fatto il proprio tempo, arriva anche alla conclusione che la patente di non credibilità, forse a spatuzza, viene data perché c'è un aspetto in Italia che non è del tutto chiaro, cioè l'esistenza di un patto mafia politica che non è così certo come a volte i mass media hanno proposto. Io sono mentre in una situazione leggermente diversa dal suo angolo visuale, che è profondo, che è intelligente, che è acuto, ma io credo che forse la definizione interessante, chiudo, dei mafiosi l'abbia dato in quella conversazione, che è uno spaccato di storia che è riportata nel libro Don Vito, tra Vito Ciangibino e Salvo Lima, quando a un certo punto, parlando di affari, a un certo punto l'uno all'altro chiede, dice: Vito, ma tu che cosa ne pensi dei mafiosi? Risponde Ciangibino, non si offendano chi ascolterà, dice: ma sai, ci sono delle grandi teste di cazzo, ma sparano da Dio. Cioè, allora il ragionamento è: io questa intelligenza politica non l'ho ancora intravista, o piuttosto ho intravisto in Italia in questi 20 anni un utilizzo strumentale anche di formazioni politiche che si sono affacciate per scalzare gli avversari, con un uso strumentale a volte dei pentiti che poi si è concluso con sentenze messe nel nome del popolo italiano che sono sotto gli occhi di tutti. Una risposta brevissima sul tema. No, io non credo che ci sia stato un uso strumentale per favorire un cambiamento, ma credo che tutto quello che odora di mafia, credo fermamente, non può essere portato a processo. Quindi credo sostanzialmente che non ci sia stata una magistratura, tranne alcune frange, perché poi parli di magistratura, la magistratura è così, ci sono magistrati e magistrati, io penso a Falcone, penso a Borsellino, che non erano certo dei talebani, e le regole sapevano che cos'erano. Io non credo che ci sia stato un uso strumentale, credo però che ci siano stati degli errori strategici, perché non si può portare a giudizio tutto quello che odora di mafia, anche se c'è l'odore, ci si tiene l'odore. I processi sono un'altra cosa, lasciamo scrivere i giornalisti, lasciamo fare le ricostruzioni agli storici, i processi sono un'altra cosa. La mafia, cioè il rapporto mafia politica, la mafia non è mai stata né di destra e né di sinistra, secondo me, non ha mai avuto un'ideologia, però ha avuto delle tentazioni di fare. Io non ho mai pensato a una mafia partito, la mafia che fa politica per sé. Forse la tentazione l'ha avuto con l'autonomismo nell'immediato dopoguerra, per qualche mese, poi ha capito, transitando da liberali monarchici, dov'era il potere e si è sistemata col potere. Ma se non ci fosse stata la Democrazia Cristiana negli anni, nel 48, e ci fosse stato un altro partito, si sarebbe sistemata con l'altro partito. Le faccio l'esempio della Calabria, altro mondo rispetto alla Sicilia. Ci sono esponenti politici importanti sia del centrodestra che del centrosinistra oggi in Calabria, che non sono portatori di interessi di 'ndrangheta, sono loro l'andrangheta, quindi non sono portatori di interessi, sono loro stessi l'andrangheta, e vengono da una parte e dall'altra. La Calabria è un caso particolare. Qua il rapporto mafia politica in Sicilia si è modificato. Il rapporto mafia politica era un rapporto non paritario negli anni 50-60, con la politica che comandava. La visione che lei ha, secondo me, è la visione di quell'epoca. Quando arrivano gli altri, quando arriva questa anomalia,
questi 15-20 anni di Corleonesi cambia tutto, il rapporto si capovolge, è la politica che subisce l'ossessione e il potere della mafia. Il segnale più grosso di questo cambiamento avviene a marzo del 92 con l'uccisione di Salvo Lima. È il segnale inequivocabile della rottura. Prima c'erano stati dei segnali nell'87, non danno più i voti alla Democrazia Cristiana, li danno ai radicali e ai socialisti, si ricorda la campagna Martelli e gli altri tre a Fiorino, Lagna e l'altro non me lo ricordo, la famosa quaterna di Corso dei Mille, Reina, Agrigentino. Sì. Il segnale del cambiamento drastico è nel 92 dei rapporti mafia politica, e lì cambia tutto, e lì si va si salva chi può, nel senso che io non credo più nella criminalità organizzata che condiziona i voti in Sicilia, non c'ho, dal 92 in poi non ci ho mai creduto, i siciliani votano per convenienza con la loro testa, per sconvenienza non lo so, ma la mafia non condiziona più i voti come prima, e soprattutto alle politiche, sì, nelle competizioni, nelle competizioni locali, sì, lo dico, il voto politico, soprattutto il voto politico, e soprattutto non c'è più un partito di riferimento, e soprattutto non scelgono il partito, la corrente, ma scelgono il loro candidato. Cosa ancora più, come dire, per scendere più in profondità, candidato che spesso non fanno conoscere alle altre famiglie, se lo tengono per sé perché è un loro capitale. Io credo che il rapporto mafia-politica sia cambiato. Io credo che quello che lei sostiene, avvocato, risalga a diverso tempo fa, cioè al rapporto ai due blocchi che c'erano, la forza politica che c'era in campo all'opposizione era quella, il Partito Comunista Italiano, che utilizzava, si ricorda 1963 la prima commissione parlamentare antimafia, che finì con due relazioni, una di maggioranza e una di minoranza, con tutte le schede dei di mafia e politica, che adesso sono naturalmente atti pubblici, si possono, come dire, consultare. Ecco, quella storia credo che sia finita negli anni Ottanta. Io credo che si sia profondamente modificato il rapporto. Ma se si è modificato il rapporto, chi è che oggi può avere interessi convergenti con la mafia? Nel senso che o qui noi partiamo dal presupposto che, essendo mutato un clima, e comunque essendosi diciamo trasformata la società, vi sia anche una trasformazione del fenomeno mafioso. Sì. Io le posso anche dire che 10 anni fa, 15 anni fa, chi entrava nel mio studio era un'autorità criminale, oggi c'è il posteggiatore che viene affiliato, c'è il magari si va a scendere. E allora questo potrebbe essere un segno di decadenza, un segno di decadenza che ha come poi interfaccia sociale un indebolimento. E allora a questo punto potremmo anche prenderne atto. Ma se mentre la mafia continua ancora a volere condizionare, chi è che potrebbe avere nell'attuale situazione italiana un interesse convergente con la mafia? Apparati e lobby imprenditoriali. Apparati e lobby imprenditoriali, grandi gruppi imprenditoriali, che credo che siano poi, tornando ai discorsi iniziali, quelli che abbiano ordinato, non sono stati certi politici a ordinare le stragi in Italia o i delitti eccellenti. Stiamo parlando sempre di apparati nazionali e forse internazionali, perché noi siamo sempre stati in una posizione geografica molto particolare. La nostra Gladio era cosa nostra, il nostro esercito in difesa della democrazia occidentale, e credo che da sempre, ritorno sul concetto di democrazia molto giovane, che i nostri apparati non rispondano sempre alle leggi della Repubblica. C'è sempre stato un doppio Stato in Italia,
da Portella della Ginevra, io non sono, rischio di fare il dietrologo, non sono un dietrologo, c'è sempre stato qualcuno, ma lei pensi non solo alla mafia, abbiamo fatto quel piccolo elenco prima di cadaveri eccellenti di Palermo, una stagione dal 79 all'83, poi arriviamo a strage dopo strage all'atto finale dell'estate del 92, ma cosa è successo nel resto d'Italia negli anni 70? Brescia, Piazza Fontana, le stragi nei treni, davvero pensiamo che siano stati quei ragazzi che andavano fra le file delle Brigate Rosse o fra le file dei neri? No. A parte che non sappiamo dopo tanti anni ancora nulla di quello che è accaduto, spezzoni, frammenti di verità. Io credo che purtroppo gli apparati in Italia, la storia dei nostri apparati sia tutta da riscrivere, a cominciare dalle storie più vicine. In ciascuno di quei delitti eccellenti che ho citato prima e in tanti altri c'è un pezzo mancante, e prendiamo per buona l'ipotesi che sia stata solo cosa nostra, ad esempio ad uccidere dalla Chiesa, ma non è cosa nostra che fa sparire i documenti dalla cassaforte dalla Chiesa in prefettura. Diamo per scontato che sia stata solo cosa nostra far saltare in aria con l'autobomba Chinnici nell'83, ma non è stata cosa nostra fare tutta una serie di operazioni. Diamo per scontato che Falcone è stato ucciso da Torino, ma tutte le prove scomparse non le ha fatte sparire cosa nostra. Il problema è che in Italia, lo ripeto, siamo una democrazia veramente giovane, pensiamo alla Daura, quindi non a 30, a 40 anni fa, pensiamo a Daura che è 21 anni fa. Per 20 anni ci hanno raccontato che due ragazzi volevano far saltare in aria Falcone. Pare che le cose non siano andate così, pare che quei due ragazzi, due poliziotti, avessero salvato Falcone quel giorno, quindi c'era un pezzo di Stato che lo voleva vivo Falcone quel giorno e un pezzo di Stato che lo voleva morto. Interloquisco un attimo, sì, e poi chiudo la parola al vice sindaco. Allora, visto che comunque si arriva a queste conclusioni oggi, e comunque secondo me non bisogna mai dimenticare il recente passato, perché certo, è chiaro che se il fenomeno mafioso è un fenomeno a carattere permanente, oggi si arriva ad una conclusione, ma quello che c'è stato dietro va anche negli anni recentissimi oggi vissuto con senso critico. Se tutto sommato alla fine cominciamo a parlare di apparati, di grandi lobby imprenditoriali, lei così da osservatore non crede che oggettivamente l'uso dei pentiti nel passato per imbastire anche determinati processi importanti nella storia di questa Repubblica oggi debba essere visto un po' con occhio critico anche alla luce delle nuove rivelazioni? Io non sono uno che ha scelto di impegnarsi in politica, forse l'ultimo voto l'ho dato nello stesso partito tuo, Muglia, la Democrazia Cristiana, tempi, quindi dico poi non ho... Però dico, oggi quando troppo superficialmente si dice Spatuzza non è attendibile, non è forse maturata una coscienza per cui di fronte a un criminale che poi potrebbe anche introdurre elementi di depistaggio si vuole guardare effettivamente la consistenza delle dichiarazioni? Lei non ritiene che oggi si debba fare autocritica anche con quella impostazione, dico semplicisticamente la definisco caselliana, ma degli anni 90 alla luce di determinate conclusioni odierne? Non lo so se era solo caselliana, non lo so se era cosa. Certo non era falconiana, certi processi, certe inchieste Falcone e Borsellino non le avrebbero mai fatte nella seconda metà degli anni 90 in quel modo. E allora, ci sono inchieste e inchieste, ogni inchiesta ha una sua storia. Lei
parla di Spatuzza riferendosi all'inchiesta precedente che Spatuzza ha smentito. E quella è più che un... Infatti stanno facendo un'inchiesta sull'inchiesta, il lavoro che fanno su Borsellino è un lavoro di indagine sull'indagine, perché si sono accorti che è un depistaggio continuo quell'inchiesta. Scusi, sì. Io le porto un dato che poi secondo me è, forse non sono, no, secondo me è un elemento veramente di debolezza poi del fenomeno. Qui lei ne parla, ma credo che forse a volte non è adeguatamente ricordato. C'era un grande investigatore che era Guazzelli, che è stato ucciso. E in primo grado sono stati ritenuti responsabili determinate persone di un certo orientamento criminale, si diceva al tempo la STIP, si diede l'ergastolo, perché c'era stato un collaboratore che aveva detto ad ucciderlo è stata la STIP. Si va in secondo grado e si stava per emettere la sentenza, e probabilmente la sentenza sarebbe stata una sentenza di conferma. Improvvisamente arrivano le dichiarazioni di un collaboratore di Porto Empedocle, che apparteneva ad una fazione avversa, che era Cosa Nostra, che si chiamava Pasquale Salemi, che poi si rivelò essere anche lui un calunniatore, perché alcune dichiarazioni le fece parzialmente, e furono annullati gli ergastoli. Dico, al di là delle analisi sociali, tutto questo secondo me in uno Stato democratico è preoccupante. Ma mi scusi, i magistrati o gli investigatori che hanno fatto nel frattempo i pentiti? Uno ha detto una cosa, le indagini sono... È la domanda fatte. Che le facevo, sì, ma lei non ritiene che vada cambiata questa legge? Certo che deve essere cambiata, certo che deve essere cambiata, e non solo questa, perché tutta la legislazione antimafia ormai è inadeguata, è antiquata, noi siamo al 1982 fermi ancora la Rognoni la Torre, che insomma è aggirabilissima, la legge sui pentiti è vecchia. Il problema è un altro, lei mi parla di pentiti, ci sono pentiti e pentiti, ma ci sono anche poliziotti e poliziotti, magistrati e magistrati. Certo, se lei prende un pentito e dice vabbè, facciamo l'indagine col pentito, solo col pentito, non lo so, lei l'ha definita caselliana, io non mi limiterei diciamo a quella categoria, no, però non è un'indagine che va bene. Però se ne conviene che ne sono state fatte tante, troppe. Poche, sa dove? Troppo. Paradossalmente, sa dove poche? A Palermo. A Palermo, rispetto a città come Caltanissetta, Catania, Reggio Calabria, Salerno, la qualità media, il livello professionale dei magistrati su quella roba lì, 416 bis a Palermo, paradossalmente è molto più elevata che in altre zone. Io volevo ritornare ad una cosa che diceva prima, alla sua prima domanda, apparati, Stato, gruppi imprenditoriali. Io ogni 23 maggio, ogni 19 luglio mi vengono i brividi e la pelle d'oca a vedere pennacchi, fanfare, picchetti d'onore, carabinieri a cavallo. Non sopporto più lo Stato che ricorda, che commemora, perché è lo stesso Stato che da una parte sfila, ricorda e commemora, e poi quello stesso Stato ha tenuto per circa 15 anni tutte le carte dell'inchiesta. Qui poco importa se poi arriva un pentito buono o un pentito cattivo, ha tenuto tutte le carte dell'inchiesta su Capaci e su Via D'Amelio, lo stesso Stato, in un deposito, un piccolo deposito alle porte di Palermo, a Bagheria, della Polizia di Stato, e hanno, quando sono andati a ripescare queste carte, le hanno trovate coperte da escrementi di topi, rosicchiate dall'umidità, consumate dal calore. Praticamente io credo che non abbiano più nemmeno i photo fit della strage di Capaci, quindi hanno distrutto un patrimonio immenso dello stesso Stato, come vede, che non casualmente da una parte commemora e dall'altra cerca di eliminare tutto quello che può portare
ad avvicinarci alla verità, perché in Italia ancora oggi ci sono forze che non vogliono che gli italiani sappiano cos'è accaduto in Italia negli ultimi 40-50 anni. Non resisto alla tentazione di proporre alcune considerazioni. La prima è che lo Stato non è un'entità unitaria. Doppio Stato. All'interno dello Stato vi è uno scontro tra forze che si contrappongono. Forze che si contrappongono, che non necessariamente devono essere tagliate col bianco e col nero. In una mia pubblicazione io ricostruivo la vicenda della mancata nomina di Giovanni Falcone a capo dell'ufficio istruzione di Palermo, dove giochi di potere, certamente anche manovrati dalla mafia, ma non solo, preferirono a un uomo delle capacità di Falcone una persona anziana, non la definisco in questa sede ovviamente come la definirei in privato, diciamo, ma anziana e certamente non delle capacità che aveva Falcone. Una persona per bene, Meli, ma non vi era paragone. E Meli poi di danni sotto il profilo processuale, tecnico, ne ha fatti una marea, frammentare processi, eccetera, eccetera. Ora, le vicende passano sempre sulle gambe delle persone. È Falcone che intuì per primo il ruolo di Contrada, la mente raffinatissima che probabilmente stava dietro l'attentato della Daura era quella del super poliziotto Contrada, che finirà poi in galera, Falcone morto, Borsellino morto, quando, se non ricordo male, la procura di Palermo era gestita da Caselli. Ovviamente vicende di questo livello, cioè portare a processo e farlo condannare un uomo che è stato a capo delle forze di polizia in ruoli apicali a Palermo per credo 3 lustri, è complicatissimo. Mafia e politica. Buscetta è stato il pentito più attendibile che la nostra storia ricordi. E proviamo a collegare la sentenza di condanna, o meglio, la sentenza che dichiara la prescrizione per Giulio Andreotti fino all'82 con il ruolo di Buscetta. Buscetta, quando si pende, conosce cosa succedeva all'interno di Cosa Nostra, anche nei ruoli apicali, fino ad una certa data, che è la data, diciamo, antecedente alla grande guerra di mafia tra i corleonesi da un lato e Bondade e palermitani dall'altro. E, non a caso, Corte d'Appello e Cassazione riconoscono in sentenza la responsabilità di Andreotti e ne dichiarano la prescrizione fino al 1982. Come? Non parli la tecnica, perché se un reato è prescritto. Sì. Così tu rischi, dico da tecnico, se un reato è prescritto, è prescritto, cioè non entri nel merito, mi sembrano le tue, diciamo, no. le tue, come vorrei dire, i tuoi commenti alle assoluzioni ai sensi del 530 secondo comma, è un'assoluzione, voglio dire, la prescrizione è un ragionamento di carattere preliminare. E dire io non entro nel merito perché il reato è prescritto e non c'è l'interesse statuale ad affermare. No, mi devi perdonare, tu rischi sotto questo aspetto di viziare il ragionamento della tua impostazione politica, che è rispettabilissima, che è notoriamente lontana dalla mia per formazione e peraltro, però tu in questo modo introduci un elemento che non è correttissimo dal punto di vista tecnico. Andreotti, il reato è prescritto, stop. Non puoi fare il processo alla prescrizione, perché sennò rischi di falsare un dato storico. Scusami che mi sono permesso. Ora dovrò replicare e fare brutta figura, Totò. Quando mi dai la parola, posso? Ma sei tu il... No, stavi parlando. Allora, il punto tecnicamente qual è? Noi abbiamo avuto una soluzione di Andreotti in primo grado e una sentenza d'appello. Le sentenze, per nostra fortuna, hanno una motivazione e nel caso di una declaratoria di prescrizione successiva a un'assoluzione, la Corte motiva dicendo
chi ha assolto in primo grado ha sbagliato perché non aveva elementi tali che giustificassero l'assoluzione, vi sono tutti questi elementi che non possono consentire l'assoluzione perché depongono in direzione di una responsabilità. Ma è passato il tempo e allora, relativamente al tempo passato, non posso condannarti e quindi dichiaro la prescrizione fino all'82 e fino all'80 e l'assoluzione per il periodo successivo, perché per il periodo successivo vi era anche un pezzo di prescrizione, ma la prescrizione veniva superata dalla prova della non colpevolezza e quindi dall'assoluzione. Anche per quanto riguarda le assoluzioni col 530 secondo comma, se vogliamo divertirci con le cose tecnico-giuridiche, poi uno legge le sentenze, le motivazioni delle sentenze, come quella di Gueli, dove si dice 530 secondo comma, imbrogli ne ha fatti a carrettate, ma probabilmente li faceva per arricchire sé e i suoi figli e suo genero. Non vi è la certezza univoca che era consapevole che un figlio era affiliato e il genero pure. E assolviamo, anche per quanto riguarda i pentiti, questa sentenza Gueli è bellissima perché dice Digati, che sostiene che Gueli era in mano a Falsone, è un pentito assolutamente attendibile. Ma non basta nello Stato democratico italiano un pentito assolutamente attendibile per motivare una sentenza di condanna. Non è che dice Digati è una persona perennemente ubriaca che sparava fesserie a raffica con la mitragliatrice. Dice è assolutamente attendibile. Le cose che ha detto Digati, quando hanno avuto elementi di verifica, sono state verificate tutte positivamente. Detto questo, è insufficiente l'attendibilità anche assoluta di un pentito per pervenirsi ad una sentenza di condanna, e questo mi pare una regola di civiltà. Vorrei aggiungere un altro dato prima di passare la parola a Muglia. Attilio sta da anni a Roma, per cui, come dire, queste cose oggi le vive, come ha detto anche per quanto riguarda il dato elettorale. Oggi la mafia non condiziona il voto. Non come prima. No, il punto è che io condivido la tua analisi quando ci fermiamo al dato delle elezioni politiche. Ovviamente, come dire, vi sono collettori naturali di antipatie e simpatie rispetto alle elezioni e alle varie candidature. Il mafioso non vota mai Tizio, è più portato a votare Caio. Questo per quanto riguarda le politiche. Per quanto riguarda invece gli interessi concreti delle elezioni comunali, provinciali e regionali, ovviamente il capomafia o comunque la organizzazione mafiosa, che molto spesso ha interessi economici e imprenditoriali molto marcati, si orienta nel senso che gli viene più convincente. Noi abbiamo qui ad esempio la vicenda Lo Giudice, uomo politico di primissimo piano, Canigattì, che diceva tranquillamente io oriento 10.000 voti. Se faccio battuta di Lo Giudice, che poi era sul piano personale una persona spigliata e spiritosa. Stiamo parlando di tanti anni fa, no? No, stiamo parlando di Lo Giudice, è stato arrestato nel 2004, in carica. Lo Giudice diceva, se io faccio il partito della Coca-Cola, battuta sua, sposto i miei 10.000 voti sul partito della Coca-Cola. Ma volevo anche aggiungere un ultimo aspetto su questo dato mafia politica. Noi abbiamo un quadro nell'ambito del sistema del rapporto mafia politica che merita sempre un particolare approfondimento, perché l'interesse alla raccolta del voto che ha il politico lo porta a intrattenere rapporti di qualsivoglia diciamo qualità, per poi tringerarsi dietro un punto: la magistratura non mi ha condannato, quindi io sono bravissimo. E viene meno il meccanismo della responsabilità della politica, che tende a demandare alla magistratura
scelte che invece non possono che appartenere alla politica. Io sono estremamente soddisfatto di una battaglia posta in essere in questi mesi, che ha portato alla non candidatura di Crisafulli a sindaco di Enna, facendo passare un assunto. Noi abbiamo detto: non ci interessa nulla che tu sei stato archiviato dall'autorità giudiziaria, perché la responsabilità penale, caro Crisafulli, è cosa altra e diversa. Tu non vai candidato perché ti sei seduto col capomafia a parlare di come si suddividono e si spartiscono appalti ed assunzioni. Su questo, sulla responsabilità politica e l'archiviazione te la puoi portare in quel posto se la carta è di qualità, io voglio andare a discutere. Questa impostazione è passata, la candidatura di Crisafulli è stata ritirata e un principio all'interno della sinistra che era conculcato, quello della responsabilità politica, che è cosa diversa della responsabilità giudiziaria, principio che ci è stato insegnato da Pio La Torre, oggi è ritornato ad essere un principio importante. Io volevo un attimo, forse avevo dato l'impressione di non rispondere all'avvocato. Avvocato, no, io non è che ho antipatie o simpatie per i pentiti, non ho, dicevo all'avvocato, antipatie o simpatie per i pentiti, però prendo atto di alcune cose. L'eccezionale contributo che può avere dato Buscetta al maxi processo, al codice, la chiave per entrare in quel mondo, no? Che l'ha consegnata a Falcone, però oggi, facendo alcuni conti, i conti mi portano a dire: ma Buscetta ha detto di non avere mai fatto un traffico di stupefacenti. Allora io, avvocato, le dico onestamente, è andato benissimo che sia andata così la storia del maxi processo. Secondo me Buscetta è stato il principale protagonista del traffico di stupefacenti tra il sud-est asiatico, l'Europa e gli Stati Uniti dagli anni 60 alla metà degli anni 70. Ma si vede dalla sua storia, dai suoi collegamenti. Le dirò di più, secondo me era anche prima di diventare un collaboratore di giustizia in Italia, quindi avere il bollo, diciamo, della legge, secondo me era anche un informatore dell'FBI americana, non spunta dal nulla. Quindi ben venga, no? Un pentito gestito così in maniera professionale. Un altro pentito che secondo me invece è alla base della soluzione, della prescrizione del processo Andreotti è quel di Maggio, che li ha menati un po' tutti per il naso i magistrati di Palermo, con la suggestione del bacio, l'incontro Totorina e Giulio Andreotti. E forse quello è stato un modo, diciamo, non estremamente professionale di gestire un collaboratore di giustizia. Quindi non esiste la categoria dei pentiti come non esiste la categoria dei magistrati. Questo lo volevo dire. Al nostro vice sindaco. Sì, grazie. Siamo entrati ampiamente su mafia e politica. Sì, ci siamo entrati a voglia e ne parliamo adesso. Però non prima di ritornare un attimino a questo libro, perché devo riconoscere e ammettere che il primo libro organico sulla mafia che io leggo non mi ha mai particolarmente affascinato la mafia, ma in nessun senso. Anche per un motivo, probabilmente anche per tradizioni familiari, perché questa frase adesso, questa espressione abbastanza moderna, detta da Alfano, poi pubblicata da Cuffaro, che la mafia fa schifo, francamente devo dire, e questo lo dico anche ad onore della mia famiglia, mi è stata insegnata fin da 40 anni fa. E le dico una cosa simpatica che farà molto piacere a Claudia, che questa cultura antimafiosa, io l'ho vissuta, una famiglia vittima della mafia, famiglia tra l'altro di amministratori, di servitori dello Stato ante litteram, anche da generazioni, ma la vera antimafia me la insegnarono le donne. Parlando tranquillamente a casa di mafia, spassionatamente, dicendomi proprio che la mafia era una cosa che faceva schifo. E dividendo i mafiosi in due categorie, peraltro, allora, un po' scecianamente, dicendo che c'erano quelli, pericolosi, pochissimi, e poi tutti gli altri erano dei quaraquaquà, erano dei personaggi che pupiavano, diciamo noi, no? E che erano dei personaggi di uno squallore intellettuale e morale allucinante. Questo detto in maniera, parlando
parlando di mafia, e dunque ecco che francamente questa cosa mi faceva schifo, che io questi libri non li ho mai letti, però sono felice di questa cosa, perché questo libro lo trovo assolutamente straordinario, le dico subito perché, un libro assolutamente postmoderno, peraltro, perché fa pulizia di una serie di dogmi, di impostazioni assiomatiche, eccetera. Questa è la cosa che ho apprezzato di più, perché alla fine si rischia molto la retorica parlando di mafia, di retorica antimafia ne abbiamo vista tanta. Questo è un libro assolutamente straordinario, lo conosciamo Attilio Bolzoni, non potevamo aspettarci che questo, però in questo libro probabilmente ha superato veramente se stesso, perché è il primo vero organico contributo alla conoscenza della mafia, senza dogmi, senza posizioni preconcette, e senza i fondamenti. Adesso siamo in un clima postmoderno, ci stiamo proprio anche filosoficamente e come metodo. Un metodo di indagine straordinario e poi assolutamente fluente, di facilissima lettura. Questa è una cosa molto, molto bella. Le faccio i miei complimenti, mi perdoni. Andiamo oltre, ma poi oltre a questo che io le dicevo, se c'è una cosa la dico così simpaticamente, una persona che mi ha parlato di mafia, forse l'unica organicamente, proprio l'avvocato Pennica, che stranamente una volta mi disse, mi sfatò l'ultimo piccolo come dire, preconcetto che poteva rimanere, che il mafioso era uno giusto, uno forte, intelligente, anche politicamente eccetera eccetera, per proprio da lui non me l'aspettavo, perché poi alla fine si rimane un po' anche con un po' di sindrome di Stoccolma nei confronti di chi tu comunque ti circonda in qualche misura. Lui disse no, guarda, sono veramente pessimi, questo lo possiamo, l'hai detto pure tu poco fa e io mi permetto di dirlo. Ma al di là di questo, andiamo adesso alla domanda che io volevo porre. Poco fa Peppernone, introducendo questo dibattito, diceva una cosa che voglio riportare qui, perché mi serve per formulare la domanda. Noi qua siamo in un posto molto bello, restituito a questa città, restituito da noi, un posto di cultura, pieno di straordinari dipinti, di cose molto belle. Mi dispiace che lei non lo veda, ma avremo magari un'altra occasione. Ed è un esempio per noi, come amministratori, che cerchiamo di fare, come possiamo, il nostro dovere con grande difficoltà, di fare degli atti, dei gesti di buona amministrazione e di farli per contrapporli agli atti e ai gesti di cattiva amministrazione, perché poi alla fine io penso una cosa, e in questo libro c'è scritto in maniera chiarissima, i successi dello Stato sono stati straordinari contro la mafia annaspa, la mafia ormai è all'omicino. Penso che questo ci sia, che non bisogna abbassare la guardia assolutamente, ma che comunque vuol dire questo, mi chiedo, quali sono le nuove frontiere dell'antimafia? Abbiamo finito? Se io ottimisticamente dico completiamo lo Stato, le forze dell'ordine, la magistratura, completa questa grande opera nel giro dei prossimi 6 mesi, facciamo una piccola simulazione, una finzione, che cosa facciamo l'indomani mattina? Noi ci rimane un problema gravissimo ancora, ci rimane la cultura mafioseggiante che ancora permane, che non uccide probabilmente, ma continua a fare le turbative d'asta, che continua a ritenerle normali, che continua a truccare i concorsi pubblici, che continua a considerare la pubblica amministrazione come terra di nessuno, il denaro pubblico come denaro di nessuno e da sperperare, e che ancora continua a considerare che la funzione del politico, o peggio ancora la nuova mafia del burocrate, debba essere quella di fare proprio gli imbrogli per gli amici e per gli amici degli amici. Allora, penso che da qui a breve, lo spero, quando la mafia, quella tradizionale, quella di Mamma Santissima, sarà definitivamente vinta, noi avremo un'altra battaglia, lo dico in maniera un po' perentoria, ma poi la voglio trasformare in una domanda, che è quella realmente di compiere dei gesti importanti anche sul piano pedagogico, pedagogicamente significativi e forti, perché qua bisogna trasformare una mentalità che ancora c'è. Se noi abbiamo un obbligo morale, quello da domani mattina, c'è chi già lo sta facendo e chi lo fa da anni, e dobbiamo sfatare alcuni dogmi, anche questa è una nostra disperata terra siciliana, che ci porta a considerare per esempio a trasformare un valore in disvalore, per esempio il valore della fedeltà. Ma di che parliamo? Ma la fedeltà dei cani, la fedeltà della moglie verso il marito, mica la fedeltà in politica qui è un valore. Ma il valore deve essere l'amicizia, deve essere la collaborazione, deve essere la lealtà, ma non la fedeltà. La fedeltà è un concetto paramafioso. Lo è assolutamente, perché impedisce alla libertà della persona. Su queste tematiche noi dobbiamo adesso cominciare a confrontarci, perché vinta la mafia,
dobbiamo vincere un'altra battaglia, che è quella realmente di offrire l'antidoto alla mafia, e che è la buona amministrazione ed è l'onestà, non quella della retorica, ma quella del gesto quotidiano, semplice, di buona amministrazione. Pensa che sia così? Ma guardi, io naspo un po' sul futuro, perché non so cosa sia peggio, il caso estremo, il caso diciamo psichiatrico del presidente di quella squadra di calcio dell'Agrigentino che ha inneggiato ai mafiosi, o all'amico. No, non ha inneggiato ai mafiosi, proponeva il concetto di amicizia al di sopra di un concetto che dovrebbe essere francamente più alto, quello che dicevo con l'avvocato Arnone. O quello che ci aspetta prossimamente, non in Sicilia, ma in Italia. Ritorniamo a Sciascia. 1979, il suo bellissimo libro con Marcel Padovani, La Sicilia come metafora, dove raccontava la linea della Palma, la sicilianizzazione dell'Italia, che la linea che saliva verso il nord un metro all'anno, e forse è salita anche più velocemente, perché tutte quelle cose che ha detto lei. In Italia ci sono, questa cultura mafiosa non appartiene più ad Agrigento, a Caltanissetta, a Siracusa, a Catania, alla Sicilia, anche all'altra Sicilia, appartiene all'Italia, appartiene. Come fate? Spesso chiedo a questi signori anche della Confindustria, no? Come fate a criminalizzare il tabaccaio di San Leone, visto che siamo qua che non ha il coraggio di ribellarsi al pizzo di quel cornuto che ogni mattina lo trova là e ha paura fisicamente, e poi le grandi imprese del nord che pagano da secoli, da millenni, il 3% sulla Salerno-Reggio Calabria, loro non sono criminalizzate, però no, questa cultura c'è nella politica a Roma, c'è nella grande impresa a Milano, a Torino. Quindi il futuro che ci aspetta è un po' impastato, guardi, un po' impastato, perché la cultura mafiosa ha permeato, si è infiltrata nella nostra Italia. Concetto di democrazia giovane da una parte e cultura mafiosa, disvalori. La mafia secondo me diventerà un'altra cosa, e anche il reato, quel reato, il 416 bis, certo esisterà ancora, noi non vedremo la fine di quella mafia, ma secondo me il prossimo concetto di mafioso avrà a che fare, non mi riferisco veramente questa volta al Presidente del Consiglio, ma a tutti noi, a tutti gli italiani, con il problema del conflitto di interessi. La mafiosità si misurerà prossimamente in Italia col conflitto di interessi, e ciascuno di noi dovrà misurarsi con questo e non più con quel reato là. Non con l'associazione mafiosa, ma la vera mafiosità si vedrà, si giocherà su quella roba, il conflitto di interessi in Italia, che tocca al Presidente del Consiglio, ma fino all'ultimo degli italiani. Secondo lei si pone un problema di sistema di ricerca del consenso, per ritornare, come voleva l'avvocato Arnone, al sistema di mafia politica? La ricerca del consenso, secondo lei, in Sicilia è una ricerca del consenso paramafiosa, se non addirittura certo, permeata di valori mafiosi o di disvalori mafiosi, nella promessa di qualcosa che poi è un privilegio e non un diritto, oppure in un diritto scambiato per privilegio? Lo è quando vi è una ricerca del consenso che si basa sulla promessa alla fine di un reato o di un gesto criminoso, qual è quello di truccare un concorso, truccare una gara, come dicevo poco fa, o di quello di dare una qualcosa che non tocca, perché altrimenti non ci sarebbe bisogno del politico. Ma pensiamo alle due esperienze profondamente diverse, ma anche profondamente simili, dei due ultimi governatori, Cuffaro e Lombardo, che poi hanno un modo, secondo me, simile di governare in quel modo la Sicilia. Ma la cosa a me che mi impressiona di più ancora di quel modo paramafioso di cui lei ha parlato è un'altra, la cosa che mi fa rabbrividire quando un Presidente della Regione, un governatore, va a discutere nel retrobottega di un piccolo negozio di abbigliamento, di bagheria, il tariffario sanitario regionale. Lì superiamo
sforiamo ogni barriera del suono. Sì, io credo che come è stata governata la Sicilia dall'ex presidente della regione, dell'ex governatore, e come la governa ancora oggi, magari più dall'altra parte, dalla sua parte, il nuovo governatore, sia un bel problema. Un problema che non ci fa uscire presto dalle sabbie mobili siciliane, che poi non sono più sabbie mobili siciliane, mi piace ribadire questo concetto, sono sabbie mobili italiane. Ormai l'Italia assomiglia tanto alla Sicilia. Forse in Sicilia riusciamo ad avere dei confini più netti, in città, nelle città della Sicilia occidentale, dove abbiamo vissuto la tragedia proprio siciliana, forse riusciamo ancora a capire bene le cose come stanno, cose che non hanno capito bene secondo me né a Roma né a Milano né in altre città italiane. Nella disgrazia abbiamo la fortuna di riconoscere il male. Dunque, scusate, un'ultima cosa, lei ritiene allora che il concetto di, me lo lasci definire peccato, ovvero di problema morale, di errore proprio sul piano etico, travalichi e sia superiore molto spesso a quello penalmente rilevante? Voglio dire, il retrobottega al quale faceva riferimento lei, anche se non avesse un profilo penalmente rilevante, sarebbe ben più grave, nonostante enormemente non l'avesse. Dobbiamo anche imparare l'abbiamo fatto ormai da 30 anni in Italia, non dobbiamo più guardare all'Italia guardando i magistrati nel bene e nel male, come diceva anche l'avvocato Arnone, con l'esempio di Crisafulli o per ricostruire le stragi. I magistrati non riusciranno mai a ricostruirle quelle cose, dobbiamo ricostruirle con la democrazia, con la conoscenza, dobbiamo andare avanti e dobbiamo lasciarci alle spalle questi 30 anni terribili. Poi dobbiamo pensare ai nostri figli, perché se oggi, e questo lo penso io, se oggi dovesse cambiare tutto in Italia, mentre noi parliamo, i primi risultati positivi si potranno vedere fra 25 anni, e siccome sappiamo che non sta cambiando purtroppo tutto, ciascuno di noi ha figli, deve pensare ai figli, non è che deve guardare indietro, deve guardare avanti. Io non so se è venuto il tempo di concludere, siamo oltre i tempi televisivi. Una domanda a Bolzoni voglio farla, ed è una domanda di carattere personale. Se siete d'accordo, darei la parola per un giro conclusivo a tutti gli intervistatori. Se c'è il pubblico, vabbè. Prima però ti voglio fare la domanda. Se ti ricordi, perché ha un rilievo, chiamiamolo di cronaca, come ci siamo conosciuti tu ed io? Io sono un po' bollito, quindi sai, non è che mi ricordo. Ricordo il grande incontro del 1989. Era 88. Dell'88, luglio 1988, c'è Borsellino. Ah vabbè, quello me lo ricordo, come faccio a dimenticarmelo? Perché voi conoscete bene l'avvocato Giuseppe Arnone e sapete quanto quanto è deciso, usiamo questa espressione. Ma grazie alla sua determinatezza è successa una cosa importante, perché eravamo verso il 15-16 luglio del 1988, un caldo tremendo, era venuto qua da Agrigento Paolo Borsellino a fare una conferenza, a presentare il mio libro. Dove? In una scuola? No, a presentare il mio libro. Era venuto a presentare il mio libro in un posto simile, è l'atrio del Museo di San Nicola, all'aperto. E ad un certo punto lui, in quella occasione, Borsellino fece la famosa uscita, è finita la lotta alla mafia, il pool è finito, Falcone si dimetterà praticamente, è stato lasciato solo, perché avevano appena nominato Meli, come ricordava Giuseppe Arnone prima, come consigliere istruttore al posto di Falcone, e tutti avevano tradito Falcone al Consiglio Superiore della Magistratura.
altro discorso da aprire il Consiglio Superiore della Magistratura. Comunque, Terracci ed altri, non solo lui, anche quelli della sua corrente. E insomma, Peppe comincia a chiamare e dice: guarda che ha detto questa cosa. Noi eravamo impelagati in miliardi di cose veramente importanti e faceva molto caldo. Guarda che ha detto questa cosa. Insomma, due o tre volte ha chiamato, quattro volte, cinque volte, insomma, un pomeriggio, il pomeriggio del 18 luglio poi, insieme a un collega dell'unità che si chiama Saverio Lodato, abbiamo preso la macchina, allora non c'erano cellulari, e siamo andati a intervistare Borsellino. Borsellino stava uscendo dalla procura di Marsala, aveva una maglietta arancione, sembrava fosforescente, una Lacoste, e aveva quel giorno tre sigarette accese, di solito ne aveva due, quel giorno ne aveva due nel posacenere e una in mano. Era insieme alla signora, sua moglie, se ne stava andando verso Palermo, perché loro abitavano in un appartamento in commissariato di polizia, marito e moglie. E gli abbiamo fatto un'intervista in piedi, mentre se ne andava. Lui era molto alla mano come persona. Questa intervista dove ripeteva le cose che aveva ripetuto alla presentazione del libro di Peppe qua a Agrigento. Le aveva dette la prima volta qua ad Agrigento. E devo dire che qua ad Agrigento c'erano dei giornalisti, nessun giornalista le aveva scritte, nessuno. Quindi Peppe, molto determinato, ci avvertì e ci fece questa... Insomma, questa intervista la pubblicammo con fatica sui nostri giornali, perché i giornali non sempre sono veloci, soprattutto con le questioni siciliane. E, era un sabato sera. La domenica pubblicammo l'intervista, io feci una pagina e l'unità pure. Per una settimana non successe niente, silenzio totale, di tomba. Dopo una settimana intervenne il Presidente della Repubblica e scoppiò il primo caso a Palermo della storia. Siamo conosciuti così, sì. In realtà, alla presentazione del libro, Borsellino mi aveva colpito perché aveva un block notice con scritto questo intervento che lui lesse, se l'era preparato. Poi al ristorante gli chiesi di regalarmelo e me lo regalò. Poi io sono un disordinato, furioso, ma non ora, l'ho perso allora. Poi l'ho letto con attenzione, ho visto che sui giornali c'era quel noto giornalista, quello di Gueri e Falsone, presente, già all'epoca aveva grande senso, come dire, della notizia. Non riuscì nulla sui giornali. Allora chiamai Borsellino, gli dissi: guardi, procuratore, io credo che lei volesse, come dire, lanciare questa cosa in modo molto pesante. Già, dice: dottore, lei ha ragione, però... ha capito. Sì, però, visto che non l'ha ripresa nessuno, dice: vabbè, mi consente di insistere un po', io vediamo se riesco a mettere in moto qualcosa. Ci faccia, c'ha le carte, quello posso impedirglielo. Ovviamente il suo posto impedirglielo era si dia da fare. Io allora, avendo quelle carte, mi misi, come so dire, mi ricordo, a Camurria. Un caldo. Sì. Sono venuto pure a Palermo per compiere questa missione, sì. Tra l'altro, nell'entusiasmo, ricordo che ancora Lodato ride, perché quando lo chiamai disse: parlo con Lodato e Bolzoni come se fosse una unica ditta. Allora, io darei la parola per l'ultima domanda al più giovane che ha anche parlato per primo. Una domanda flash conclusiva che tenga anche conto della serata. Io avevo in mente una domanda un po' di parte, veramente, nel senso più interessata dal mio punto di vista a Bolzoni, nel senso che comunque si è parlato di mafia, si è parlato antimafia, a me interesserebbe sapere invece quello che riguarda il suo lavoro. Io ho potuto ammirare il lavoro dello scrittore e ammiro da anni quello del giornalista. Lui qua cita tantissimo sulla conoscenza della mafia, come si è contribuito a conoscere la mafia in Italia, dai film di Rosi fino alla letteratura, da Sciascia, alla narrativa. Ora vorrei sapere una cosa io invece sul giornalismo.
lei ha citato i vari Francese, Rostagno, tutti questi giornalisti antimafia ammazzati. Abbiamo parlato di Sciascia che suscitò clamore con i professionisti dell'antimafia. Oggi il giornalismo probabilmente è cambiato, come è cambiato tutto il modo di percepire l'informazione. Abbiamo forse una pletora di informazioni troppe, siamo bombardati, e oggi Sciascia sicuramente non avrebbe, scrivendo nel giornale, la stessa visibilità che ha avuto negli anni Ottanta. Ora quindi vorrei sapere, alla luce di ciò, alla luce di quello che si attenziona più in televisione rispetto a ciò che è scritto, anche il giornalista antimafia deve cambiare qualcosa nel condurre la sua, diciamo, non analisi, perché i metodi forse rimangono quelli, ma nel divulgare la conoscenza della mafia e quindi nello sviluppare una coscienza, che è il fine ultimo a cui dovrebbe arrivare un giornalista. Allora, guarda, innanzitutto giornalista antimafia secondo me non esiste. Il giornalista è un giornalista che fa bene, male, malissimo, benissimo il proprio lavoro. Se poi si occupa di mafia, guarda, il giornalista o si occupa di mafia, si occupa di cronaca del comune o cronaca estera e va a Kabul, lo deve fare sempre nello stesso modo, o sotto casa o a 5.000 km di distanza. Quindi un giornalista è un giornalista. Domanda interessante, io diventando più vecchio ho cambiato modo di scrivere, perché tutti parlano di mafia, 30 anni fa non era così. Adesso è come quando mangio, mi piacciono mangiare le cose semplici, quindi cerco di scrivere nel modo più semplice. Invece di raccontarla la mafia, ma vado a gradi, invece di raccontare la mafia come mi piaceva 15 o 20 anni fa, ho pensato, ad esempio, chi la può raccontare sicuramente meglio di me la mafia? I mafiosi. E ho fatto un altro libro sulla loro parlata, dove parlano solo loro. E anche questo libro è un altro passaggio dove cerco di raccontare la mafia, come diceva vice sindaco, in maniera senza dogmi, pregiudizi. Un po' di incrostazioni ce le abbiamo avute tutte, le ho avute pure io, quindi ho cercato di liberarmi di tutta una serie di incrostazioni non ideologiche, io non le ho mai avute, però pregiudizi sì, quindi perché non riconoscere di avere sbagliato qualcosa? Quindi cercare di tornare all'essenza, poi magari non sono riuscito a fare perfettamente quello che avevo in testa, in alcune pagine forse sì, in molte pagine no, però ho cambiato proprio lo stile giornalistico, anche perché se c'è un fatto che riguarda la mafia, arrivano 7.000 televisioni, te lo raccontano tutti nello stesso modo, arrivano 7.000 inviati, te lo raccontano nello stesso modo. E se pensi di essere diverso, più bravo, più curioso, più rompiscatole, devi inventarti un modo diverso. E infatti credo che la mafia si debba raccontare oggi in maniera diversa. Io penso di volerla raccontare con i protagonisti, perché, ripeto, per me è in via di estinzione, nel senso che io non vedrò questa fine, forse i miei figli la vedranno, e dopo questi libri vorrei fare qualcosa alla TV con loro protagonisti. Scusatemi, quindi è un modo nuovo. Allora, a questo punto se faccio una domanda, con questa proprio vorrei chiudere. C'era quella famosa frase di Giovanni Falcone che poneva la mafia come un fenomeno umano, e come tutti i fenomeni umani ha un inizio, una sua evoluzione, e di queste due abbiamo parlato, e anche una fine. Una fine. La cosa tragica è che meno di un mese fa, riprendendo la garbata polemica dell'avvocato, un magistrato molto noto in Italia, con un ruolo importante, con una carica importante, un procuratore aggiunto a Reggio Calabria, scrive libri, è da 15 anni che fa lotta alla mafia, lotta all'andrangheta, dichiara a tutte le agenzie di stampa italiane, a tutti i giornali, dice l'andrangheta esisterà sulla faccia della terra finché esisterà l'ultimo uomo. È una rozzezza, una intellettuale, che un magistrato non dovrebbe nemmeno passargli dall'anticamera del cervello. Quindi
ce le siamo tolte tutte le incrostazioni, i magistrati non sono tutti uguali, i giornalisti non sono tutti uguali, i pentiti non sono tutti uguali, gli avvocati non sono tutti uguali e gli Arnone non sono tutti uguali. Io conosco quattro Arnone, Giuseppe. Consentitemi, chiudendo questi lavori, una battuta finale e un appello anche al Vice Sindaco. La battuta finale è sulla storia di Bolzoni. Io non sono uno che ama la retorica e dire ciò che non penso. Bolzoni è in effetti il giornalista più autorevole e più brillante che abbia probabilmente in modo anche assoluto scritto di cose di mafia. E mi lancio in una affermazione così impegnativa, collocandola storicamente e politicamente. Bolzoni è la penna principale, per certi momenti anche esclusiva, ma sicuramente la principale, del principale giornale che negli ultimi 30 anni si è impegnato sul terreno della lotta alla mafia, cioè la Repubblica. L'opinione della Repubblica in materia di mafia è stata costruita in modo sostanzialmente monopolistico da Attilio Bolzoni. Ma Attilio Bolzoni è un giornalista vero, con la G maiuscola. Infatti la data esatta non la ricordo, se è stato nel 2004 o nel 2005, ha deciso di abbandonare questo ruolo, di trasferirsi a Roma e di dedicarsi ad un giornalismo ancora più eclettico. È stato il giornalista che ci ha descritto, con prezzi personali suoi notevolissimi, un pezzo della guerra in Iraq, ad esempio. È stato per mesi interi in queste regioni dell'Oriente, ove anche il pianeta dei giornalisti ha versato i suoi tributi di sangue. Poiché abbiamo un buon rapporto di amicizia, mi ha anche descritto come dire, le tragedie del vitto in quei alloggi, ma ancora più del vitto forse, in quei paesi. Ed è bello poter prendere atto come una persona di queste qualità, prodotto della terra siciliana, poi abbia anche la ricchezza umana collegata ad avere un profilo così alla mano, così modesto. Concludo con l'appello a Muglia. Bolzoni, nella sua brillantezza, si è anche dato nell'ultimo anno alla scrittura di un canovaccio teatrale che ha avuto un certo successo. È stato anche rappresentato fuori dall'Italia e mia idea poterlo proporre nella prossima stagione teatrale come un fuori onda. Parole fuori d'onore. Parole d'onore. Al Comune di Agrigento. Credo che sia. Words of Honor è nato in Inghilterra. E il libro che sulla parata mafiosa che ho portato in Inghilterra è stata un'impresa tradurlo, perché come si traduce? Tu sei ammalato di sbirritudine. Sbirritudine in inglese come lo traduci? Abbiamo lavorato mesi, ma non è stato sufficiente. L'ho portato a Edimburgo l'anno scorso ad agosto, proprio un anno fa, poi a Piccadilly un mese, poi l'ho portato a Roma e adesso è però nella versione originale italiana, che è quella intraducibile, ma è perfetto in italiano. In inglese è il problema. Quindi la mia proposta è farci carico di rappresentare ad Agrigento, al nostro nell'ambito della nostra stagione teatrale, anche questo spettacolo. Credo che sarebbe un gesto nei confronti della nostra terra e della nostra cultura. Così lo riavremo tra noi ancora una volta, ne possiamo grazie ancora una volta approfittare. Ma d'accordo, mai mi corrompo, probabilmente ci porrà qualche ostacolo, però lo supereremo, perché poi la malabucca. No, una cosa che volevo dire invece in conclusione era questa, anche un po' simpatica, un po' autoironica, se me lo consente, ma assolutamente in linea con le cose che abbiamo detto. La
alcuni, quando mi debbono denigrare, dicono contro di me fondamentalmente tre cose. La prima è che non faccio i favori, vero Totò? Me lo dicono che non faccio i favori, perché io governo da intellettuale, come se i voti si pigliano senza fare i favori, no? Allora io, Presidenza, dico, probabilmente è vero, questa è una cosa drammatica. Poi la seconda cosa è che non faccio la ricerca del consenso in maniera tradizionale, eccetera. E la terza è che sono amico di Peppernone, col quale ho vinto tante battaglie in questa terra, nonostante io sia democristiano e lì sia tutto il contrario. Cosa, no? Va bene, mi pare che possiamo darci grazie ad una lauta genere. Grazie. Come è andata?